Scrivere per me è facile. E poi mi sono occupato di podcasting fin dal 2005. È da allora che ho continuato a fare podcast, scrivere di podcasting e a condurre corsi di formazione. Perciò è stato semplice riordinare le idee e scrivere questi tre libri. Capire il podcast. Per acquisire i fondamentali del podcasting. Progetta il podcast per passione, lavoro, formazione, per aiutarti a progettare il tuo podcast. Registra e pubblica il podcast per insegnarti a registrarlo e a pubblicarlo in tutte le piattaforme. Tutti e tre questi libri sono usciti fra gennaio e febbraio di quest'anno, 24. Questi tre ebook raccolgono tutta la mia enorme esperienza in questo campo. Nel 2005 sono stato il primo in Italia a introdurre il podcasting nella formazione scolastica e aziendale. Non troverai testi e materiali simili scritti da persone che hanno un'esperienza e una conoscenza così ampia. In questi tre libri ti spiego e ti insegno degli argomenti fondamentali. Per esempio, perché il podcasting è figlio della radiofonia e che cosa significa questo in termini di progettazione? Perché è uno strumento di reale libertà che non può sottostare ad alcuna norma o imposizione. Come mai la sua architettura è così semplice e si basa su un protocollo XML chiamato Feed RSS? Così importante. Ti insegno anche a cambiare prospettiva, per esempio, perché devi partire dai tuoi contenuti e non dal target del tuo pubblico ideale, cioè ti insegno una dinamica di storytelling. Ti insegno a non ridurre il podcasting a semplici operazioni di marketing, ma a realizzare davvero podcast di successo per i quali o grazie ai quali naturalmente potrai anche ottenere una monetizzazione, notorietà, reputazione, se è questo quello che vuoi. Ti spiego perché se non sei un audio producer di professione non devi impiegare applicazioni audio per registrare il podcast, ma applicazioni di editing video. Nel libro Registra il podcast ci sono proprio dei capitoli dedicati all'impiego di DaVinci Resolve. È una prospettiva nuova, è al passo con i tempi, così come tutti i casi di studio, i modelli che troverai quando dovrai affrontare il tema del format e del clock del tuo podcast. Vedremo anche, in modo nuovo e originale, che non è vero che devi realizzare prodotti distinti per ogni media, ma puoi scrivere e progettare per il podcasting e per altri canali media senza problemi. Capirai come puoi migliorare le registrazioni con speciali tabelle che ho preparato sulla gamma dinamica della voce, sui pattern di registrazione, sui disturbi, le caratteristiche vocali maschili, femminili, dei bambini. E apprenderai come migliorare la registrazione attraverso effetti, equalizzazioni, compressori, controllo del noise e tanti altri strumenti. Troverai indicazioni su microfoni e schede audio, griglie di utilizzo dei setup nei contesti in cui realizzerai il podcast. Avrai a disposizione metodologie specifiche ma funzionali se sei un autore indipendente o un professionista o lavori per un'azienda o se sei un formatore. Troverai argomenti, schede, attività, contenuti incredibili come mai ti capiterà su questo argomento. E acquistandole avrai diritto a ricevere gli aggiornamenti che sicuramente farò perché li voglio tenere perfettamente in forma e al passo con i tempi. Buona lettura e buon podcast!